Abbiamo in collegamento telefonico Vincenzo Santo Chirico, già consigliere regionale e non solo per il Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi e ai telespettatori. Allora, è caos nel PD. Margiotta e Bubbico si scontrano a suon di twitterate. Accade anche questo in questa società tutta globalizzata, ma non solo, anche a Matera nelle vicende appunto comunali, no? Delle comunali che si stanno ormai avvicinando delle elezioni, capita che una parte del PD appoggia un candidato sindaco che non è a Duce, quello ufficiale, e tra l'altro anche Centro Democratico, se non erro, che fa parte della coalizione di centrosinistra, sta appoggiando il candidato Tortorelli. Che cosa ci dice in merito questo caos che si è generato all'interno del Partito Democratico di Basilicata? Io credo che ci sia la responsabilità di chi ha governato la città in questi 5 anni, perché nel 2010 tutto il centro-sinistra è stato unito intorno a Salvatore Aduce. Lui ha avuto la capacità di disintegrare il centro-sinistra in questi 5 anni, di dissipare questa grande forza, questa grande coalizione, non ha voluto accettare di fare le primarie, che era un modo per tenere insieme tutti quanti. C'è stata un'imposizione di una candidatura sulla quale c'erano valutazioni controverse. Ci troviamo in questa situazione che, come ricordava lei, una parte del PD e la SEL appoggiano Salvatore Aduce, un'altra parte consistente del centro-sinistra, ci siamo parti importanti del PD, i socialisti, Italia dei Valori, sono invece su De Ruggeri, che è una figura di grande qualità, di grande valore, di autonomia e di indipendenza, che già in passato è stato candidato per forze del centro-sinistra al Comune di Matera, e poi c'è, come ricordava lei, c'è il Centro Democratico che è un altro candidato. In tutti e tre gli schieramenti ci sono componenti di centro-sinistra e ci sono anche altri orientamenti politici. Questo fa sì che la vera posta in gioco di Matera non è tanto l'appartenenza ideologica o l'appartenenza politica, ma quando sono i progetti e la credibilità delle persone che interpretano questi progetti. Ricordiamo, si vota anche a Tursi, per esempio, e a Montalbano Tursi, a Ionico. Irsina, ci sono Esatto. schieramenti diversi, insomma. Ma c'è un'incapacità complessiva del PD di avere una guida e di avere una direzione di marcia che sia in grado di tenere insieme la pluralità degli orientamenti. Quando non si accettano di fare le primarie, quando non si accetta un metodo democratico di individuare, ma si pensa che con qualche tessera in più o con qualche componente di direttivo in più si possa decidere, gli effetti sono questa disintegrazione e questa divisione. Dispiace molto, è una situazione che viviamo con grande sofferenza, ma credo che solo riprendendo la via della pluralità, del rispetto di orientamenti e culture diverse, della concezione del partito come luogo di condivisione, come una comunità che si confronta ed è capace di tenere insieme tutti, solo in questo modo il PD può riprendere una funzione di guida politica della società di cui c'è grande bisogno. Una volta noi facevamo le campagne di tesseramento, le campagne per nuovi adepti, così li chiamavamo una volta, cioè per estendere, espandere, far diventare di massa i partiti. Ora ci sembra che ci sia la chiusura in fortini, che si fa a gara a chi si caccia prima per rimanere in pochi e decidere in pochi. Quando si rimane a decidere in pochi, spesso si rimane anche in pochi a ricevere voti. Due battute sulla nomina del neo assessore all'agricoltura Braia. Luca è un amico e gli faccio gli auguri di buon lavoro, però questa scelta c'è stata in un quadro ancora una volta di non chiarezza politica. Il Partito Democratico non ha regionale, non ha espresso una posizione. Ancora una volta si perde la funzione del ruolo del PD in nome di componenti che sono certamente una ricchezza, ma vanno ricondotti appunto a una comunità unica. Quindi io faccio gli auguri di buon lavoro a Luca, però non condivido il metodo, il modo in cui si è arrivata a questa indicazione, perché ripeto, se si passa da una giunta tecnica a politica va fatta una discussione nell'assemblea regionale, va assunta una nuova linea politica, vanno individuati quali sono i rimedi che bisogna apprestare a una situazione che eventualmente non è più sufficiente, non è più soddisfacente, ma questo va fatto da un partito, non va fatto singolarmente da qualcuno, perché questo per un altro aspetto e per un altro versante torna ad alimentare le divisioni, le distinzioni, le contrapposizioni e così via.